Valentina Schirinzi qua ad Arezzo, ha partecipato alla gara Pony, adesso devi dirmi com'è andata. Allora, ieri ho fatto appunto la gara Pony bassa con una pony che è bravissima, si chiama Raspberry, è francese, ha come la mia età 11 anni e ieri è andata molto bene, infatti sono arrivata seconda. E, è una pony fantastica perché salta benissimo e è super brava perché mi aiuta tantissimo anche in certi momenti dove proprio non riesco a controllarla, però fa come se facesse tutto lei. È molto che la monti? Ce l'hai da tanto? Ce l'ho abbastanza, ce l'ho dall'inizio dell'anno, per sì. Hai fatto la gara ieri e oggi, i due percorsi e la differenza che hai trovato fra i due percorsi? Allora, ieri rispetto anche a venerdì è andata molto meglio perché venerdì non avevo quel giusto ritmo, però ieri l'ho trovato bene, infatti ho fatto una bella gara. Senti, difficoltà, quella che non volevi magari trovare, ti sei trovata? Che lei alcune volte tira un po' troppo, faccio un po' fatica a tenerla. E su invece sul percorso? C'è una doppia gabbia magari che non volevi vedere? No, e ti sei trovata? No? Salta tutto? Sì, poi lei si regola lei con i tempi giusti. E tu devi solo dire dov'è il numero uno, esatto. E poi basta? Sì. Senti, hai partecipato appunto a questa gara Children, bella manifestazione, no? Hai visto anche i campionati? Gli assoluti senior? Sì, ho guardato perché mi interessano molto appunto e infatti cerco di guardare loro per imparare qualcosa. Di tutti i cavalli che hai visto montati dai grandi, c'è un cavallo che ti piacerebbe montare? Chopin. Ma Chopin perché lo monta Filippo Bologna o perché ti piace? Anche come salta, però la persona che mi piace come salta, che c'è anche qui ad Arezzo, è Juan Carlos Garcia. Che hai già conosciuto, conosci? Sì. Dove monti? Monto presso al Police Jumping Team a Vigevano, è un team fantastico perché grazie a Gerard riesco a fare molte cose che prima in un'altra maniera non riuscivo a fare e sono riuscita a raggiungere anche livelli abbastanza alti che prima avevo paura di fare perché non me la sentivo, però con lui sono riuscita. E anche un team molto fantastico perché sta raggiungendo anche lui grandi obiettivi con gli europei, stanno andando molto bene. Sì, infatti poi lì hai punti di riferimento, no? Milla comunque è una... La Camilla, anche Chiara, no? Sì, anche Chiara, che lei è diventata istruttrice e insegna benissimo, molto. Bene, grazie e complimenti. Grazie.